eravamo lì. Da 8 mesi nel Kentucky a cacciare e a scuoiare alci. Ed ero al terzo carico quando ci hanno attaccato. Una decina di cacciatori Shawnee ci hanno circondato puntandoci addosso fucili e frecce. Il mio compagno era terrorizzato. Anch'io avevo paura, ma ho sfoderato quel poco di Shawnee che per fortuna sapevo. Il capo parlava svelto, ma ho capito cosa diceva. Pare che fossimo nel loro territorio da 1 mese o giù di lì. Le canne dei fucili ci puntavano e le punte delle frecce ci pungevano la schiena. Ho avanzato una proposta in Shawnee. La nostra roba, i miei 3 carichi e 2 e mezzo del mio compagno, in cambio del permesso di lasciare la zona Shawnee vivi e vegeti. Il capo ha detto di sì. Hanno preso la nostra roba e se ne sono andati. Il capo è rimasto per un po' a guardarci. Ci fissava con i suoi occhi neri. E poi è tornato nel bosco. Subito ci incamminammo verso est da dove venivano. Mesi di lavoro persi, ma almeno eravamo vivi. Non ho più rivisto gli Shawnee, ma credo che ci seguissero. Ho sentito il loro sguardo addosso fino a North Carolina. Sta in piedi come un uomo, ma ha il corpo ricoperto di pelliccia. Ha un passo lento e incerto. L'ho visto con questi occhi. È astuto. Si teneva a distanza o metteva degli ostacoli fra noi. Sembrava sapere in anticipo dove sarei andato. Le cose spariscono ovunque lui vada. Ogni tipo di gingillo. Ha strappato delle corna di alce dal muro del capanno di un uomo. Prende le prede dalle trappole e le strappa con i suoi grossi artigli. Qualcuno deve trovarlo e portarci la sua testa. Il mondo deve sapere.
Tu sei il tizio che era laggiù, vero? Benvenuto. Vuoi della carne di cervo? O della gallina? O anche del buon vino, se ti va. Del Bordeaux? No, grazie. Tu chi sei? Che posto è questo? Sono un uomo, ed è casa mia. Non sembra granché da fuori, ma è proprio questo il punto. Non sono molto socievole. La gente qui crede che tu sia una sorta di demone. Ah, è questo che dicono ora? Saranno arrabbiati per via del mio brutto vizio. Rubo qua e là. So che è sbagliato. Già, ma non so resistere. Senti, io sto per conto mio. Se ti do del denaro, potresti non dire loro dove abito. Ti ringrazio molto. Sono stato in giro per 6 settimane. La selvaggina era scarsa nella zona e avevo molta fame. Così sono andato sulla costa in cerca di granchi e aragoste. Ed è allora che l'ho visto. Un faro che è stato abbandonato anni fa, solo che c'era un fuoco dentro. E poi quel suono. Gemiti portati dal vento. Mi è saltato il cuore in gola dal terrore. Poi è comparso un cervo gigante. E l'ho inseguito. Ho preso il cervo, ma non sono più tornato al faro. Ci sono i fantasmi, credo. Sfido chiunque a metter piede là dentro.
Non l'ho visto di persona, ma ne parlano da qui al Kentucky. Un mercenario tedesco, di quei soldati dell'Assia. Era in battaglia quando una palla di cannone gli ha staccato la testa. L'intero battaglione è fuggito e hanno perso. Ma quel tizio non è morto. Da allora si aggira a cavallo nella campagna attorno al campo di battaglia in cerca della sua testa. Insegue i poveracci che incontra e li decapita. Tutti quanti. Porta una zucca sul collo ora, finché non troverà quello che cerca. Come ho detto, non l'ho mai visto. Ma ho visto i corpi che si lascia dietro, senza vita e senza testa. Dio abbia pietà di loro. Ha 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 ha
riparare i danni causati dalla tempesta al campanile. Io non vado per mare, ma so che è là. Lo chiamano il Kraken, oppure il mostro marino. Dicono sia lungo 15 metri e che si diverta a rovesciare le navi. Non ho intenzione di uscire in mare aperto a cercare la bestia. Di questo potete starne certi, ma è un enigma che va risolto. Serpente. Puoi scommetterci che l'ho visto. Era mostruoso. E dov'è? Appena oltre il frangipunti. È salito in superficie a guardare e poi si è immerso nuovamente. Era lungo almeno 10 metri, ma chissà quanto continuava sott'acqua. Jack dice che c'è sempre un vecchio ogni volta che la bestia compare. Jack dice tante cose. Ma a questa ci credo. Comandi il mostro. Cioè, un vecchio che comanda il Kraken. Che stupidaggine. Non so, amico. Altri che conosco dicono lo stesso. Dietro all'ombra con una sete cane, bevete il tonico all'uva spina di Tedman. Corroborante. Sentito che lo stregone è morto. Il vecchio è seppellito qui vicino. Era malvagio, ma ora è morto. Il vecchio che dicono controllasse il Kraken abitava in quella fattoria. Nessuno ha più visto la bestia. Quindi era tutto vero? Non saprei. Potresti chiedere alla vedova. Sta sempre sulla sua punta. Siete qui a rendergli omaggio? Siete il primo. Non aveva molti amici. La gente non lo capiva. Era un bravo uomo e un buon marito. Non chiedevo altro. La prima volta che ho visto quella luce ero a posto. Stavo vendendo le migliori pelli della stagione quando un fuoco è sbucato da dietro Beacon Hill. Si è levato alto nel cielo, oltre la luna. E poi è svanito. Non ero solo. Quelli attorno a me guardavano in alto e avevano come il sottoscritto la bocca aperta. Io non so dirvi cosa fosse, ma non era certo una cosa di questa terra. Thank you.
nuovo qui? Che avete per me? Che roba! Vi siete meritato anche l'ultima lettera! Fatemi sapere che cosa troverete!